dammi quelle foto. Boh, stavolta non capisco. Anzi, capisco ancora meno delle altre volte. Stamattina, appiccicato al video del mio computer, c'era un post-it, un altro. E così siamo a 5 in un mese. Con scritto: fatti un po' di ego surfing. Ma che vuol dire? Io ho fatto il classico, e fino a tradurre ego ci arrivo. Ma che c'entra surf? Figurati, so malapena nuotare. Ma qua dentro sono tutti fuori. In questa azienda lavorano solo degli sconvolti. I ritmi li rendono tutti strani. E per forza. Ci strizzano come limoni. Il turno di qua, la riunione di là, il brainstorming. Ma si può essere così idioti, dico io, da usare queste parole straniere per dire semplicemente che ci chiudiamo in una stanza a chi spara più idiozie? Così nel mucchio magari salta anche fuori l'idea creativa che ci risolve l'ultimo incarico. E per rilassarci, Friday dressing. Sai che bello, tolgo il tacco. E il venerdì vengo con le star. Wow. E a seguire tutti insieme, pardon, all together, al team building, che il mese scorso ci ha toccato la regata sul lago. E a momenti io affogavo quando mi è venuto il tangone addosso, con 10 quintali di spinnaker pieni di vento al seguito. Ho imparato almeno questa bella parolina nautica, visto che l'oggetto mi è finito sui denti. E sono volato in acqua. Vabbè, però sta facendo dei post-it, va avanti da un po' e comincia a innervosirmi. Quello di oggi poi davvero non lo capisco. Ego surfing. Ma non è che questo non sa scrivere e voleva dire l'ego surfing. Magari un invito a un torneo di mattoncini. Magari un fuori di cranio che vuol farmi del bondage. Bah. Quasi quasi chiedo a quel nerd di mio cugino Mauro, che sarà pure un grandissimo sfigato. Ma di computer ne sa. E a me puzza che sto termine ha qualcosa a che fare col mondo di internet. Difatti, ecco qui che Mauro conferma. Mi ha mandato un WhatsApp pieno di termini incomprensibili. Ma quello che ne deduco, pulito e facile, è che devo mettere il mio nome e il mio cognome, da cui ego, sulla barra di Google. E poi anche degli altri motori di ricerca, tipo Bing, Mozilla, Yahoo e così via. E qui sta il surfing. E vedere che succede. In pausa lo faccio. No, anzi, meglio a casa, qui nessuno si fa mai cazzacci suoi. Eccomi qua, sorellina a letto, genitore alla TV, si parte. Digito il mio nome e il mio cognome, fatto. Uff, non succede niente. Ah no, aspetta, ma cos'è questa roba? Ma questo è il mio nome? Oh mamma, aspetta, aspetta, aspetta. Ma queste foto fanno schifo, non si vede granché. Sì, però da quel poco che si vede, ma che schifo. E c'è pure il mio nome, ma che orrore! Ma quando le ho fatte queste robe? Oddio! No, 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 non può essere, oh no, non ci posso credere! Non ci posso proprio credere! Ma quella sono io! E chi le ha fatte? Ma di quando sono? Aspetta, vediamo come sono pettinata, dove sono? E dai vestiti? No, non risolvo. Non risolvo niente, non riesco. Visto che non. No, ma aspetta, questa mi sembra la stanzetta che io condividevo l'Erasmo, ma santo Dio, sono passati anni. Eh già, all'epoca andavo così, con quello spagnolo. Ma vuoi vedere che questo imbecille aveva piazzato una telecamera? O magari l'aveva messa il ragazzo della mia coinquilina? E poi se li sono spartiti questi negativi e questi filmati? Ma cosa sono queste merde? Oh mamma, ho scoperto tutto. E adesso come lo ritrovo lo spagnolo? O chi per lui? Chi mi rende adesso questo vomito di foto? Che figura. Qualcuno in azienda deve avermi riconosciuto. Meno male che mi ha avvisato. E adesso io come faccio a farle rimuovere?